Hey, sono Pazox e ben ritrovati in un nuovissimo e cortissimo video. La prima cosa è una cosa che mi è successa improvvisamente durante la registrazione sempre della storia di Re Pomodoro, ma che è stata interrotta durante questo evento. Come state vedendo, il cubo si è spostato, il cubo va avanti e continuerà ad andare avanti. Sembra che all'interno del cubo ci sia un essere vivente che controlli appunto questa massa enorme. Ma attenzione, non punta né pinnacoli e né magazzino muffito, perché come state vedendo questi sono gli eventi e soprattutto i file di gioco. Saranno un totale di 7 movimenti fino ad arrivare al lago di fianco. No, succederà qualcosa di catastrofico proprio su quel lago. Cosa può mai succedere se quel cubo va a contatto con l'acqua? Esplode? Creerà tossicità su tutta l'acqua? Chi può mai saperlo? Al momento i file dicono soltanto questo. Ma la cosa molto strana è che adesso Pinnacoli Pendenti ha un piccolo portale lì disponibile. Non so se c'era già prima, ma non credo di averlo mai visto. E la seconda cosa che ho notato è che ci sarà un castello sopra Parco Pacifico. Avete presente dove prima c'era il caro campetto da calcio per i mondiali? Bene, in futuro ci sarà questo castello. Ebbene sì, l'ho trovato proprio quando Epic Games ha annunciato questa nuova emote capoeira che è uscita pochi giorni fa. In lontananza si può vedere il castello e sappiamo benissimo che questa montagna dove sta ballando il carro sorpasso è una di quelle montagne dove si trova Parco Pacifico. Chiedo ragazzi, voi avete visto l'evento del cubo che si è spostato e sicuramente si sposterà anche questa notte? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi come sempre ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.